questa puntata celebrazione del giorno della memoria. Presentato il libro Chi salva una vita. Inaugurata la mostra Campioni nella memoria. Sport, facilitare il rientro dopo il Covid. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato con una seduta solenne il Giorno della Memoria. Io credo che noi dobbiamo veramente essere impegnati a promuovere la cultura della memoria affinché l'umanità, affinché il diritto, affinché la pace siano conquistati giorno dopo giorno, e perché i fatti che anche oggi ricordiamo veramente non accadono mai più. Questo è l'impegno che le istituzioni, ma tutti noi come cittadini, ogni giorno dobbiamo aver presente per essere veramente pronti a contrastare questi fenomeni e soprattutto ad affermare invece sentimenti che sono legati alla civiltà, che sono legati all'umanità, che sono invece l'affermazione dei diritti. Questo antisemitismo risorgente che registriamo nella comunità internazionale e che sostanzialmente porta con sé ancora pregiudizi nei confronti dello Stato di Israele, credo che il Consiglio dovrebbe sostanzialmente cercare di passare dal momento istituzionalmente importante del ricordo a quello di un dibattito anche sulla contemporaneità, cioè quanto nel messaggio del giorno della memoria sia necessario comunque puntare l'attenzione proprio in quanto noi istituzione vocata, come dicevano i nostri colleghi, come diceva il presidente Mazzeo, come stava dicendo in aula in questo momento il presidente Gianni, nella necessità certo di essere nel predicato migliore per continuare a svolgere un'attività di attenzione sul ricordo, ma anche sulla comprensione di quello che stiamo ricordando. Credo che questo vada di pari passo. Beh, ovviamente si rende ancora più importante oggi questa giornata, perché è giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato. E dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte, affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. È nell'autunno del 1943 che Mussolini decide di implementare la deportazione verso l'assassinio degli ebrei anche del nostro paese, e aveva già iniziato nel 1938 con una legislazione antiebraica molto dura, molto forte e rigida, che aveva iniziato a separare gli ebrei italiani dagli altri italiani. Presentato il volume di Alfredo De Girolamo, edito dal Consiglio regionale, che ripercorre la storia dei giusti della Toscana che salvarono la vita di molti ebrei.
una cosa ci tengo a dirlo: i giusti, che ha anche elencato splendidamente De Girolamo, sono meno di quelli che ci sono stati. Perché? Perché tanti hanno, come dire, non si sono presentati, poi sono morti i figli, non l'hanno ricordato. Ma guardate, davvero, persone, io ho l'esempio della mia famiglia, almeno 10 persone furono salvate da Roland, dalla famiglia Parlanti, di Chiesino Ozzanese. Non hanno testimoni, perché poi anche lì è complicato, è giusto, però secondo me sono giusti. Se non c'era loro, non ero nato nemmeno io, questo magari non importa a nessuno. Quindi come luce, ogni tanto arriva anche alla comunità ebraica delle lettere trovate, quindi la ricerca che fa De Girolamo è lunga, e poi ripeto, sono giusti, ma sono giusti non riconosciuti, nel senso che la parte, diciamo, procedurale non è stata quella per cui Israele fa questa cosa. Questa testimonianza che ci regala Alfredo De Girolamo è sicuramente un lavoro prezioso di ricostruzione, intanto di verità storiche, di onore alle persone che, non avendo esercitato l'indifferenza che spesso accompagna le abitudini di molti, hanno salvato vite e con questo salvato il mondo, come viene detto anche nel testo, e quindi in qualche modo si conferisce eternità a questi esempi virtuosi, e dall'altra parte si recupera e non si disperde una lezione di civiltà che certamente ci consegnano. La lettura che dà De Girolamo è una lettura positiva di questo tipo di ricorrenza, ovvero ricordare chi, con l'animo degli italiani, dei toscani, non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora, e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte, mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme, con appunto l'intervento di tanti giusti che a quelle norme si opposero. Bisogna anche saper guardare a quello che molti italiani, molti toscani hanno fatto in quei due anni terribili tra il 43 e il 45, quando decisero di non essere indifferenti, di non voltare la faccia dall'altra parte. Parliamo di 150 toscani, sono tanti, e altri ancora, diciamo, non sono riusciti ad avere questo, essere insigniti da Yad Vashem dell'onorificenza di giusto. Ecco, in una giornata come questa ricordare vuol dire anche guardare al futuro e quindi alla memoria. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro, e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. Inaugurata la mostra Campioni nella memoria, storie di atleti deportati nei campi di concentramento, in esposizione fino a lunedì 31 gennaio nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, in via De Pucci 16 a Firenze. Questa mostra nasce precisamente 10 anni fa, in seguito ad un articolo apparso su Sport Week, che era l'inserto della Gazzetta dello Sport. E incuriosita ho cominciato ad affrontare la tematica degli atleti deportati nei campi di concentramento. Inizialmente la mia ricerca si era, diciamo, concentrata sugli atleti di religione ebraica. Poi, in un viaggio della memoria a Dachau con i ragazzi della mia scuola, ha aperto i miei orizzonti, quindi ho deciso che la mia mostra non doveva centrarsi solamente sugli atleti di religione ebraica, ma su tutti quegli atleti che hanno visto compromessa la loro vita e le loro imprese sportive dalla tirannia nazifascista. Questa mostra ha una caratteristica unica in Italia,
è stata quella che ha coniugato sport, memoria e deportazione. Io credo che ognuna di queste storie abbia un valore, ogni persona che ha vissuto la deportazione abbia il merito di essere ricordata. E credo che questo sia un elemento importante di questa mostra, quindi la nostra presenza, il nostro sostegno, la volontà di ospitarlo in Consiglio regionale dimostra quanto il Consiglio regionale sia vicino a queste storie e soprattutto voglia, soprattutto nelle settimane della giornata della memoria, appunto, ricordare ciascuno di loro. Io credo che il punto vero di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quella proprio di dare un volto ai numeri, no? Perché tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone che l'hanno vissuta. Questo è Carpati, ha vinto le Olimpiadi del 1936 nella lotta alle Olimpiadi di Berlino, battendo in finale proprio un tedesco, quindi il massimo della soddisfazione. Mentre è con un gruppo di lavoro che si dirige a lavorare, viene spintonato con la canna di un fucile da un SS. Carpati si gira, toglie di mano all'SS il fucile, se lo piega sulla gamba, butta via il fucile, prende l'SS e la butta nel fosso. A questo punto il gruppo degli ebrei che era con lui si sente morto, dice qui ci ammazzano tutti per quello che ha fatto. Invece i tedeschi rimasero talmente sbalorditi, talmente male da quello che aveva fatto Carpati, che il comandante del gruppo non solo non fece nulla agli ebrei, ma punì l'SS che era stato preso del fucile, che si era stato buttato nel fosso, punì lui, solo come unica conseguenza ci fu il trasferimento di Carpati in un altro gruppo, perché era stato protagonista di questo fatto e quindi i suoi compagni, diciamo, di lavoro ebrei potevano vedere in lui come un capo di una rivolta e quindi lo isolarono. Questo è Attila Peskauer, chiamato il D'Artagnan ungherese perché aveva vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi, in due Olimpiadi diverse. Peskauer viene internato in un campo di concentramento. Uno degli ufficiali comandanti del campo di concentramento è un altro atleta ungherese che però di medaglie non ne aveva vinte, punte. E lui ha un senso di gelosia e di rancore nei confronti di Peskauer, che invece aveva vinto queste medaglie. E un giorno d'inverno, dice, era freddissimo, era oltre 20 sotto zero, l'ufficiale ungherese si avvicina a Peskauer e dice: te che sei tanto bravo, che ha vinto anche medaglie d'oro alle Olimpiadi, vediamo che atleta sei. Lo fa denudare e lo fa salire nudo su un albero e per tutto il giorno gli fa fare il gallo, gli fa fare chicchirichì di sopra l'albero. Alla sera lo fa scendere e lo ucciderà a getti di acqua gelata. Approvata all'unanimità la mozione presentata dal gruppo Italia Viva sulla ripresa degli allenamenti di giovani e dilettanti. Grazie a un atto della Regione Toscana siamo arrivati a dare una risposta importante al mondo dello sport, a tutti quegli atleti dilettanti, tutti i giovani, tutti gli amatori che una volta che contraevano il virus dovevano attendere più di 30 giorni per poter fare un nuovo certificato medico sportivo e dovevano produrre dei esami molto onerosi e molto costosi. Io ho avuto modo di presentare un atto, una mozione forte in Consiglio regionale che oggi viene approvata. In questo frangente, nel contempo, anche la Federazione dei Medici Sportivi ha accolto le nostre richieste e proprio in queste ore il Ministero ha accolto questa istanza, cambia quindi la metodologia con la quale un giovane, un atleta, un dilettante, un amatore può tornare a giocare. Possono essere sufficienti solamente 7 giorni se ha meno di 40 anni o 14 giorni se ha più di 40 anni, senza più dover produrre tutta una serie di certificati che diventavano anche molto costosi e molto onerosi. Si era creato un equivoco clamoroso: un professionista, un giocatore della Serie A, un minuto dopo che era negativo poteva scendere in campo e un ragazzo doveva attendere magari 30 giorni, sottoporsi a dei costi e 9 visite. Grazie a questo atto, sono molto contento,
anche della larga condivisione, unanimità del Consiglio regionale che oggi concretizza il voto nel giorno in cui il Ministero accoglie la nostra richiesta che avevamo avanzato nelle settimane precedenti. Una dimostrazione concreta di come appunto la politica, se è attenta alle istanze che arrivano dal territorio, riesce a modificare e a migliorare la vita dei ragazzi e dei nostri cittadini.